Un attimo, sto dando una cosa. Torno due di pratica. Alessandra, cosa vuoi dire ai nostri amici? A parte che ti fa male. Domenica. Che contributo, ragazzi. Ragazzi, giorno due di pratiche. Cosa vogliamo dire ai nostri amici? Che ho sonno. Cioè, domenica. Assolutamente, domenica io vorrei stare a letto. Guardate come dovrebbe essere la domenica. Guardate come la nostra. Bello. Fai vedere un po' i campi di concentramento. Campi di concentramento. Di là, sì, quelli di ieri già sono stati inquadrati. Loro tre carichissimi. Daniele non sa niente come al solito. Ottimo. Ci sta suonando dal Fiorentino per quello dare un messaggio incredibile per aggiornare i ragazzi di questa fantastica giornata. Mi sto avvicinando un sacco, vai. Buongiorno, devo aggiornare sulla giornata? Sì. Niente, stiamo facendo i drill, una grandissima. Ok, allora, nature of problem, double engine, strain, intention, return to Grimferen, time available, 25 years. Special instruction, facile, va. Raffaele is my love. Cioè, le vedi su? Questo è YouTube. Ragazzi, è così, ci siamo separati, siamo comunque. Amore o bene. Ragazzi, loro parlando le amore o bene. Dopo aver rotto il telefono, praticamente, possiamo dire che loro faranno per primo esame, bellissimo, però ci ripercorreremo con Fashion, ragazzi, incredibile. Noi siamo sempre nel canale. Siamo addirittura d'arrivo. Siamo a Porto, ne vedete delle belle. Manca pochissimo. Mamma, Mister Luigi è con noi. No, siamo cambiato nome, Oh, ma sostituito. Agli aggressivi. Ragazzi, mi ha sostituito. Dobbiamo creare un po' di contenuto, mettiamo pure Selen, giusto per far finta. Allora. Hai 5 secondi per dire qualcosa intelligente. Connecting. Capo, dammi un bacio, fai prima. Ok, ragazzi, un uomo nuovo. Aggiornamento post pranzo. Questa è la situazione. Siamo tutti morti. Identicamente morti, mamma mia. Guarda da là. Ci resta solo un po' che sono le marcelline. Vabbè. Vabbè, una notte del giorno. Vai, Robby. No, contestualizza un po'. Niente, siamo stanchi. Già parti con niente. Abbiamo dormito poco, però Raffaele è molto bravo. Sì, sì. Studia sempre. Ma cosa? Un bravissimo ragazzo, te lo consiglio. Non ci crede neanche mia mamma. Ciao mamma, sei l'unica che guarda i miei video. Forse è mio padre. Mio padre forse. Sì. E niente, raga, seconda prova, domani fare smoke, giusto? Sì, è first aid. È first aid. Mi state chiedendo cos'è, ma non ve lo dico. Non lo so. Coronavirus. Non lo so. Così, niente, siamo sui materassini aspettando di proseguire con l'allenamento. Fantastico, siamo sotto un aereo. Sì. Ora lui. Eccoti. There we go, abbiamo finito un'altra giornata lunghissima, forse la più lunga quando sì, siamo in Germania. Lunga e pesante, raga, cioè tutte cose, procedimenti, il nostro pullman incredibile, Daniele di là. Stiamo tornando, domani si fa il terzo e ultimo giorno di pratica, considerando che poi l'altro è piscina, ma sì, pratica, ma è piscina, cioè una nuotata. Boccia. Porto solo tu. E quindi niente, questo è il pullman, stiamo andando. Sempre bellissimo background, dobbiamo provare le altre cose, fare gli altri deal, domani faremo le prove del fuoco, quindi ci vestiremo ancora più belli, no, assolutamente uguali, poi indosseremo altre cose. Bello per farvi vedere. Sempre bello. Dimmi. Ecco ragazzi, è ancora vivo, non vi preoccupate, ci sarà. Automatica, lei saluta così ormai. Saluto. Saluto al soldato. A canna, allora? Ne sono passate da quel maledetto sediolino dell'andata. Sì. Ciao, adesso... ciao, buongiorno. Buongiorno ragazzi, di Mongello. Madonna mia, che pro. Ciao Peppi. Qua il fuoco l'abbiamo combattuto, ragazzi. Se metti a fuoco pure il telefono, fuoco. Però. Ok, forse, fuoco. Forse ce la fa, non ce la fa. Non ce la fa. Ce l'ha fatta. Eccoci qua. Tu ancora devi fare, però. Ci siamo qua, ragazzi. Me lo mangio. Guardate qua come sono belle queste due. Non la sua che sta facendo ancora le prove, ma ragazzi, tutti vestiti Ryanair, eccoli. Look amazing, man. E noi invece come i barboni. Noi siamo barboni ma carichi. Siamo barboni ma sempre con energia. Queste qua invece saranno le nostre, ragazzi. I nostri nomi sopra, però dobbiamo ancora aspettare. And... how it feels to dress it? Sulla
is a video on YouTube. How does it feel to dress it? Okay. It's okay. No, because you, a lot of you look good with that. I don't know the feeling. You're traveling to your base? Yes. Wow, amazing. Qualcosa di interessante. Come prendono in Germania i bidoni? Sicuramente molto positivo. Senti, aggiornamento, sono le due. Le due abbiamo fatto lo smoke, cabina. Esattamente. Non si vedeva niente. Ok. Abbiamo trovato il bambino per fortuna. Bravo. Però adesso dobbiamo fare il first aid. Manca il first aid, ragazzi, la parte fisica dell'allenamento, qua si possiamo guardare pure nella cover. Bellissimo. Sono gli altri ragazzi dall'attente della Spagna. E si procede. Aggiornamento del 9, ragazzi, sapete qual è la novità? Per la terza volta in un corso di Ryanair, e anche l'ultima, siamo stati messi in quarantena. Faccio parlare a lui, che è quello più incazzato. Il paziente zero, porca puttana, Eva. Me nemmeno sanno che cazzo è, ci mettono in quarantena. Qualche decimo di febbre ci hanno messo in quarantena tutti, praticamente. Sì, ma ci hanno chiesto, non chiesto, ci hanno costretto praticamente. No, a non uscire non da questo buco di cesso di stanza. Ma il problema lo sapete qual è? Che siamo arrivati qua, abbiamo fatto il cazzo di test, ce lo dovevamo fare in Germania stesso quando arrivavamo. Sì. Quindi noi siamo qua e ci hanno detto addirittura di non andare in bagno. Quindi noi stiamo aspettando eventuali controlli a tampone che non arriveranno adesso. Non si sa quando. E quindi non si sa quando andiamo a casa, diciamo. Sì. Quando partiremo, non si sa niente. No, è un paradosso. C'è veramente un paradosso. Assurdo. Di tutto questo lì c'è il bidello, se dovete chiedere qualcosa non lo fate arrabbiare, eh? Cioè, assurdo, assurdo. Lo sto facendo da buon. Eccoci qua, due mascherine, alla grande. Li ha pensati.